porcellana nera, ossidiana. Mi curi medicamentosa, mi pungi come ragno ortica, stringi forte calamita, se voglio andare mi prendi ancora. Ora che conosci le carte, ora che conosci il destino, dimmi che c'è un treno che parte, noi che ci sediamo vicino. Se perdo la tua luce nera, fonte miracolosa, piantagione velenosa, ti ho cercato in ogni cosa e ti ho trovato e ti cerco ancora. Benvenuto a Moreno con Ficconi nella mia trasmissione Sopranottava. Ciao Moreno. Ciao, ti bacio e ti abbraccio. Wow, altrettanto. Virtualmente, diciamolo, perché noi ci siamo visti il 23 ottobre qui a Chiavari, sei venuto nella mia città per un evento ben importante, solidale, tanti appunto facevi parte, quindi ci siamo baciati lì, ufficialmente, sì, diciamolo. Non siamo riusciti a fare l'intervista perché era molto, come dire, concitata la situazione, era stata una grande giornata, un momento bellissimo, è stato veramente un incontro bello sia dal lato anche sportivo, ma soprattutto di solidarietà. Un momento veramente emozionante, proprio organizzato bene e soprattutto vissuto bene dalla città e da tutti i protagonisti coinvolti appunto nel momento, nella giornata. Esatto, dedicato, ricordiamolo, al nostro sindaco, ex sindaco, Marco Di Capua, scomparso prematuramente, e quindi era doppiamente sentito, penso, da tutti. Davvero, ringraziamo anche pubblicamente Enrico Ruggeri, presidente, e Sandro Giacobbe, vice, insomma, che sono stati molto molto collaborativi, insomma, con tutti. Sì, anche Marina, la compagna di Sandro, ha veramente lavorato molto bene su tutto, ecco. Eh sì. Quindi ci tenevo a farlo pubblicamente con te stasera. Senti, Romagnolo DOP. Quindi, sì. Insomma. Sì. Mi dicono sì, di sì. Decisamente sì, sì. Senti, io non so da dove iniziare, musicista, compositore, arrangiatore, clarinettista, perché poi comunque la tua specializzazione nello strumento appunto è il clarinetto. Inizi proprio piccolo, no? Al Dancing Tropical di Miramare di Rimini, parliamo un po' della preistoria, no? Però è giusto citare anche questi momenti, no? Perché cominci un po' a esplorare, no? Con vari gruppi, e poi scopri questa tua passione, amore per il liscio, è vero? Sì, sei quasi entrata come dire, dentro al libro, perché è anche il libro che poi avremo modo di parlarne. Esatto. Racconta proprio anche questa storia qui, cioè questa storia di un ragazzino che ha passione per la musica, inizia nella banda, il ragazzino sarei io, nella banda del paese, e da lì comincia ad appassionarsi al liscio, frequenta naturalmente il conservatorio e la scuola per clarinetto,
Però quello che mi ha sempre coinvolto è stata la musica romagnola, sarà perché ho visto Secondo Casadei nella mia città d'origine, che è Galeata. Sono nato a Meldola, ma ho sempre vissuto a Galeata. Sì. Ed è lì che in quel teatro ho visto per la prima volta Secondo Casadei, e avevo 12 anni e mi sono proprio, no, 13 anni avevo, e mi sono, come dire, quasi fissato un obiettivo, riuscire inconsciamente, mi sono fissato un obiettivo, riuscire a suonare in quell'orchestra, e ci sono riuscito. E ci sei riuscito, diciamolo. Che bello, che bello. Tra l'altro io da bimba seguivo proprio l'orchestra Casadei, mi piaceva, proprio una musica coinvolgente, mi piaceva ballare, andavo tutte, sai, le sagre, le feste del paese, e Casadei era un must. È una musica che fa parte proprio della tradizione italiana, è vero ballo, cioè il ballo liscio è il ballo italiano, perché non c'è un altro genere che può essere identificato solamente sul sul termine proprio di un genere, cioè il blues arriva da altre zone, il samba, il pop, il rock, non so, il tango, il liscio è italiano e basta. Esatto, anzi, e poi il liscio è un contenitore di balli, cioè il termine liscio, cioè quando tu dici suono il liscio, vuol dire che chi va a ballare quella serata, oltre a ballare la tradizione romagnola, che è proprio la massima espressione del liscio, che è proprio all'origine di questo termine, cosa fa? Si ritrova a ballare in quel metodo lì, in quel sistema, tutti i balli, perché appunto è un contenitore. E la balera, oltre ad essere un contenitore di musica, è anche un contenitore di vita, di emozioni, perché in una balera c'è tutto, dentro una balera succede tutto: l'amore, la passione, l'odio, lo scontro, l'abbraccio, il distacco, c'è tutto. Infatti io ho dei ricordi bellissimi da bambina, davvero belli, belli, belli. Vabbè, comunque l'intervista è tua, non è mia, non divaghiamo. Poi nel 2002 fondatore dell'orchestra Grande Vento, è vero? Esatto, sei partita dal Dancing Tropical. Lì ero con la prima formazione, che si chiamavano, il gruppo si chiamava i Salsubium, sì, che significa castrocaro in latino. Castrocaro. Ed era una formazione formata da musicisti di Galeate e di Castrocaro. Quindi abbiamo fatto, io ero ragazzino, poi ho fatto tanti percorsi musicali in orchestra con mio zio Bergamini, e dal 90 al 2000 ho fatto il leader nell'orchestra Casadei, al fianco di Raul per 10 anni. Dall'89 ho iniziato a lavorare con lui, poi dal 90 al 2000 proprio sul palco a guidare quell'orchestra, e poi nel 2002, come hai detto, dopo 2 anni di stop, dove ho fatto musica in altre maniere e dove sono entrato in quel periodo a far parte della Nazionale Cantanti, perché è stato proprio nel 2000 che sono entrato con grazie a Nicola Penta e Gianluca Pecchini, e anche Sandro Giacobbe, che a quei tempi lì era il mister, mi chiamarono appunto al debutto. Mi ricordo ancora la partita a Cesenatico, il primo debutto ufficioso, perché era molto, come dire, ti aiutavano anche a entrare in quella squadra, perché era una squadra veramente piena di artisti importanti, e quindi c'era anche abbastanza tensione. Poi invece il debutto ufficiale a Pesaro, mi ricordo anche che c'era la presenza di Pavarotti e anche di un evento di solidarietà straordinario. E in quegli anni, in quei 2 anni lì, sono stato molto presente nella squadra. Grande esperienza proprio di vita, a livello umano incredibile, e anche a livello artistico ha segnato poi il mio futuro, perché ho conosciuto persone veramente straordinarie e mi hanno insegnato tante cose. Infatti. E poi nel 2002 ho formato la mia orchestra,
la tua di Liscio, proprio un grande evento con ex musicisti dell'Orchestra Casadei. Eh beh, te ne puoi vantare e dirlo forte, è vero. E anche collaborazioni, ricordiamo, con Massimo Bubola, poi chi c'è? Fiorenzo Tassinari, Elio, anche Elio Le Storie Tese, hai scritto... Ma Elio, guarda, Elio l'ho conosciuto con che ero con Casadei perché facemmo La Terra dei Cacchi. Eh sì? Dove io realizzai l'arrangiamento nella versione Casadei, sì, che è quello poi del video ufficiale di, che insomma si può vedere in qualsiasi recupero YouTube, come si può dire, era del 97, quindi ha un po' di anni, 1997, andiamo indietro negli anni. Ma con la mia orchestra poi ho fatto cose, vabbè, allora con Casadei possiamo già dire che sono stato a New York in studio di registrazione dove ho diretto Tito Puente in una registrazione, quindi Tito Puente, il re del mambo, una grande esperienza anche quella a New York, e poi sono stato sul palco assieme a Gloria Gaynor, tanti artisti, ma diciamo questo con Casadei. La cosa importante e straordinaria è successa dopo, quando dal 2002 ho cominciato ad avventurarmi da solo col mio nome in quel mondo artistico che dal Liscio doveva continuare a essere una ricerca di contaminazioni, che io ho sempre avuto questo obiettivo, e devo dire che lì sono nate cose belle con Pupo, ho fatto una bella canzone dal titolo Brava Gente, abbiamo incisa con Sandro Giacobbe una canzone dal titolo Te ne vai, con Paolo Mengoli, con Barbarossa, anche lì una collaborazione musicale, tanti momenti straordinari fino ad arrivare al 2013, quando ho avuto l'incarico dal Ravenna Festival di dirigere lo spettacolo e condurre lo spettacolo Secondo a Nessuno, dove per la prima volta succedeva che un'orchestra di Liscio suonava affiancata a un'orchestra sinfonica. L'orchestra sinfonica era quella, è quella di Riccardo Muti, che è l'orchestra giovanile Cherubini, e lì è stata veramente un'emozione straordinaria, perché non succedeva mai, non era mai successo che un'orchestra sinfonica suonasse sullo stesso palco, perché tu, se vai anche a vedere un po' su YouTube, sempre si trova tutto, fortunatamente ci sono queste belle storie che vai a vedere, ti ritrovi, non so, un clarinetto in do che suona, il mio, che è attorniato suonando un valzer da 60 elementi di certi musicisti dell'orchestra sinfonica. Anzi, una cosa, Moreno, mandiamola, sì. Mandiamo in onda questa esibizione. Vai, regia, prego. Prego. Thank you.
vedi Moreno che ne valeva la pena farlo vedere anche al pubblico, la tua esibizione, anche all'inetto. È sempre emozionante sentire questo suono d'orchestra. Bellissimo, l'adoro, l'adoro. Beh, cosa c'è? Non parlerei con te di musica, stasera. Non sarei qui con te, davvero. Poi voi mi piacete, adesso dato voi, perché insomma, introduciamo anche gli extradition, no? Cioè, ci stiamo arrivando perché nel 2014 ti sei unita a loro e ci arriviamo. Abbiamo fatto una bella cosa anche prima di Extra Liscio, Esatto. cioè prima dell'uscita, magari lo sapevi già, lo sai già, parliamo di Dimmi, dimmi. Jovanotti. Lei ragazzi ci arrivava Jovanotti, E certo che lo sapevo, sono informata stasera, È stato anche quello un bel momento perché Jovanotti chiama Riccardo Casadei e gli chiede una formazione per il suo Jova Beach Party Sì. che potesse interpretare proprio la tradizione romagnola, quella vera, diciamo, quella con i suoni proprio del folklore. E quando gli ha fatto il mio nome, lui si è subito dato l'ok, e da lì è nata anche questa amicizia. Questa cosa straordinaria che mi ha permesso di salire su quel palco a Rimini, ed è stata anche questa una grande cosa, insomma, E nel ti 2000, credo, cos'era, 19, era, 2019. aspetta, te lo dico 2019, eh già, Eh sì, 2019. Io guarda Lorenzo, adesso non ti do le spalle, ma devo farti vedere una cosa. Aspetta, allora, ecco qua, adesso ti cadrà tutto come a te. Ben due, però sono uguali. Guarda, perché io poi sono una bimba, io tengo tutto. Lorenzo, eccolo qua, lo vedi? Milano, ero a Milano con lui dai, che bello. nel, aspetta, giro, ok, comunque ci dovrebbe essere anche l'anno 2015, eccolo qua, Lorenzo negli stadi 2015, hai visto? Eh sì, adesso poi torna anche nell'anno Eh sì, in corso, nel prossimo anno, e quindi ha già fatto l'annuncio. Chissà, speriamo di tornarci. Speriamo, dai, di andare insieme, eh? Sì, poi adesso ha questa opportunità di mettere sul palco, dopo aver messo il folklore nella sua originale forma, lo sì, può sì. mettere nell'extra liscio, in una forma veramente straordinariamente innovativa, ecco. Innovativa sicuramente, dicevo appunto, legandomi al discorso di prima, mi piacete anche per questo, perché si può dire che siete un po' l'unica band che fa questo tipo di associazione, mescolanza e crea proprio una diversità a livello musicale. Ma guarda, non è solamente una cosa legata al fatto che una band cambia le cose. Qui è scattato, grazie a Isabetta Sgarbi, una visione di noi extra liscio, che siamo da una parte quelli della tradizione e dall'altra quelli di una capacità musicale che arriva da esperienze del jazz, del blues, del rock, del funky, insomma, io Mirko Mariani, che è l'extra di questo progetto ed è anche veramente il leader, Il socio fondatore, no? Insieme è a te. una cosa veramente meravigliosa lavorare al suo fianco, Fantastico. perché ha una cultura, una capacità musicale importante, che a differenza mia, come poi raccontiamo tra l'altro anche nel Il libro, libro, sì. dove ci sono le nostre tre storie, a differenza mia, che insomma, la mia vita è sempre stata nelle balere, nelle sagre, 47, no, 50 anni il prossimo anno faccio, adesso faccio 50 anni di carriera, quindi 2022, sono 50 anni che seguo quella linea musicale, sempre cercando di avere contaminazione, però molto concentrato sulla mia vita musicale, che è sempre stata questa. Invece lui ha sempre suonato in formazioni da Rava, che sono uno dei più grandi musicisti jazz a livello mondiale, e poi anche per parlare anche di Vincio Capossela, è stato insomma un
uno dei suoi musicisti più fidati e vicini a livello musicale, cioè la sua presenza negli arrangiamenti e nel modo di fare musica proprio si capisce anche, proprio si sente. Conoscendo Scraliscio, ascoltando e andando a vedere cosa ha fatto Mirko Mariani nella sua carriera, nella sua vita, e ascoltando i dischi di Vinicio Capossela, si capisce veramente quanta influenza e presenza artistica ci sia nei dischi di Vinicio. E comunque, insomma, questo Scraliscio io credo che abbia, come dire, stravolto e sorpreso, perché mette in luce una storia nostra. Quindi Elisabetta, attraverso il film che ha realizzato Scraliscio Punk da Baviera, attraverso Sanremo, che arrivare a Sanremo in un anno e mezzo, appunto, dove lei è entrata su di noi in questa maniera così travolgente, e con anche un libro, cioè veramente è qualcosa di straordinario, ha portato a tutti la conoscenza di un mondo che è la Baviera, è Liscio, attraverso i nostri occhi, i nostri racconti e attraverso la sua intuizione, perché anche lei, avendo un'origine anche romagnola, ha vissuto nella sua gioventù questa esperienza proprio di mondo che gli girava attorno. Quindi non solo la cultura, che lei ne è veramente una grande rappresentante, sia nella cultura che nella letteratura, adesso è anche nella musica. Quindi ha aperto una sua etichetta discografica, che è la Betty Wrong Music, e cosa fa? Porta un gruppo di sconosciuti a Sanremo. Cioè, il primo gruppo che fa prende gli Scraliscio, sconosciuti, perché in quella dimensione lì siamo sconosciuti, e li porta a Sanremo. Gli fa un film e un libro. E un libro. Che è già la terza ristampa, attenzione, già la terza ristampa. Pensa a te. Beh, ricordiamo Elisabetta Sgarbi, direttrice, è stata da anni, e adesso nella Nave di Teseo. Giusto? Nave di Teseo, quindi, sì. Quindi, insomma. Facciamolo vedere il libro, guarda, esatto, che bello. Facciamolo vedere, bellissimo. Tanto questo rosso fuoco con voi, bellissimo, bellissimo. Complimenti. Foto di Oliviero Toscani, un inedito. Tra l'altro io... all'interno c'è questa foto che ne riprende l'orecchio. Sì, fortissimo, bellissimo. Io l'ho visto. Poi, tra l'altro, infatti, sai che c'è in questo libro? In questo libro c'è anche questo segnalibro, questa è una bella idea dell'annexo. Vedere. Che, guarda, c'è questo segnalibro con un QR code che ti permette di andare per un mese gratuitamente nel sito, appunto, dell'annexo, e vedere la filmografia di Elisabetta Sgarbi, e più anche tutto il backstage, tutte le cose dietro al nostro film. Esatto. Anche al filmino che è La nave sul monte, perché tra le cose che abbiamo fatto in questi due anni, sì, ho parlato di film, ma il film è andato a Venezia nel 2020, quindi cosa è successo? Che abbiamo vinto un premio per la critica, tra l'altro il premio riconosciuto dagli addetti ai lavori, tanto per intenderci, sì, quindi importante. E poi, non facendoci proprio mancare niente, mi ha continuato dietro la sua spinta energica di continua produzione, di lavoro, a fare questo album dal titolo È bello perdersi. Esatto. E con all'interno una canzone dal titolo La nave sul monte, e qui abbiamo realizzato un filmino, rifacendoci a quella che è, insomma, il ricordo dei Super 8 di una volta, e non un videoclip. Il filmino non è che un ritornare al passato senza avere regole di lunghezza, di minutaggi. Abbiamo realizzato due tempi su una canzone, che è primo tempo e secondo tempo. Il primo tempo è La nave sul monte con la voce di Mirko, e quindi col clip per farci capire cosa può succedere. Uso quella parola che non dovrei, però il primo tempo è dedicato a queste immagini con Mirko che cade. Nel secondo tempo altre immagini, sempre su questa melodia della nave
non ti è mai seguita al clarinetto, quindi uno strumentale. È una cosa da vedere. E questo è stato anche quest'anno presentato a Venezia. Quindi un altro successo. Qualsiasi cosa che fa Elisabetta, noi cerchiamo di seguirla al massimo, perché sappiamo che ha una possibilità di sviluppo che non lo riusciamo a vederla al momento, ma che prima o poi arriva. Infatti è uno sviluppo molto positivo. È arrivato sicuramente, veramente, complimenti. C'è proprio sintonia, ha proprio capito. Tantissimo. La vostra... C'è un amore verso di noi, proprio un legame che non è tra etichetta o casa discografica o manager, chiamiamola, usa quello che vuoi come termine, ma è proprio un legame affettivo forte, veramente. È vero, si percepisce, poi anche il pubblico lo capirà, adesso mandiamo qualcosa alla fine, ma proprio si percepisce, è una roba magica. Quando succede questo, perché normalmente non è proprio così, no? A volte rapporti tra i manager, eccetera. Solitamente è l'artista che, non so, provoca il discografico, gli dice, nel caso nostro, per esempio, Bianca Luce Nera, questa è la canzone che bisogna portare a Sanremo, crediamo in questa canzone. Invece su di noi succede l'inverso. È lei che dice, fatemi sentire delle canzoni così. E noi, Mirko le scrive le canzoni, io entro negli arrangiamenti col clarinetto, qualche volta è qualcosa di mio, ma è sempre una questione proprio... di una sua idea musicale, del suono e di quello che è proprio il sound di Estraliscio. Ma cosa succede? Che Elisabetta dice, fatemi, lavorate su questa canzone, voglio questa. E anche senza dire sì o no, lo facciamo. Bianca Luce Nera è arrivata a Sanremo, perché ci ha creduto lei soprattutto, ha detto, questa è adatta, lavoriamo su questa, e alla fine è riuscita a portarla, quella canzone, nel... piacere di chi doveva sceglierci, quindi di Amadeus e del suo team che faceva le selezioni, certo. Che ha capito che questa canzone, con un gruppo così talmente fuori dagli schemi, fuori dalle regole, potesse essere una chiave di svolta in un palco come quello di Sanremo, in un anno difficile come il 2020, l'anno che Sanremo col Covid. Eh sì. E quindi andare su quel palco e riuscire a portare tutto il mondo, anche quello della Valera, che era stato tranciato completamente, una ghigliottina che era entrata su tutto il mondo della Valera. I primi lavoratori che hanno veramente perso tutto sono stati i musicisti, è l'indotto di quel mondo. La musica da ballo è stata la prima a finire, è stata l'ultima a ripartire. Noi siamo ancora al 50%. Nelle discoteche, quindi capisci che è stata una visione anche da parte di Amadeus molto coraggiosa. Amadeus e tutto il suo gruppo, ripeto, di lavoro, ha scelto gli Estraliscio, questa canzone, ha portato la parola liscio su quel palco, e che poi con una canzone che, insomma, il liscio lo teneva veramente ai limiti, perché non poteva essere diversamente. Non poteva arrivare una polca, non poteva arrivare hai visto il giovedì, no, dove abbiamo fatto la nostra cover con Rosamunda? Sì. È stata travolgente quell'esibizione lì. Non poteva essere una canzone così che entrava, come dire, in una gara, ecco. Ma sicuramente, però, nelle due esibizioni, nelle varie presenze, nelle serate, abbiamo dato quel senso di valore che è la musica che rappresentiamo e raccontiamo. Anche in questa nuova versione, in questa nuova proposta. Quindi andiamo veramente dalla regola del liscio, della tradizione del ballo romagnolo, che è fatta appunto di regole che rispettano una partitura, con una interpretazione, ma con una partitura, alla libertà del punk, all'estremo opposto, che vuol dire fare quello che vuoi, però attenzione, avendo il liscio, rispettando le tradizioni. Fai quello che vuoi, ma rispettaci. Esatto. E quindi è anche un modo di pensare alla vita. Quindi viviamo Estraliscio, in modo Estraliscio, che non sbagliamo. Esatto.
con sfaccettature punk, alla fine. Esatto, beh, ma il punk fa... è bello vedere essere un po' punk. Ma ragazzi, anch'io mi sono vestita un po' punk, stasera. Hai una tastiera, io ho visto. Anche. Te ricordiamo, tra l'altro, nell'esibizione di Sanremo che c'era Davide Toffolo. Ecco, anche questa è una scelta molto, molto bella e importante, perché parliamo di punk anche reale. Cioè, i Tre Allegri Ragazzi Morti, lui è il leader di un gruppo storico degli anni 90. Esatto. Quindi diamo veramente una credibilità assoluta a un progetto che arriva veramente di traverso, proprio trasversale. Entra nei generi. E come dico sempre anch'io, questi generi noi non li riconosciamo, ma li prendiamo, cioè sappiamo cosa succede, non chiediamo che genere è, tu suona e noi siamo con te, e quindi il genere diventa quello, suonare e vivere la musica. Bello, bellissimo. Tra l'altro invitiamo il pubblico un po' andare anche a vedere la vostra discografia, perché voi vantate fino ad oggi di 4 album e 9 singoli, per cui insomma comincia a essere importante, quindi per chi vuole un po' conoscerci veramente è ora di andare a scoprire gli extra lisci. Esatto, non solo prendendo il libro, comprando il libro e l'ultimo CD, però andando proprio a vedere indietro, perché appunto dal 2016 è stato prodotto Canzoni da ballo. Il film si può vedere ancora nelle sale, che viene proiettato, e anche attraverso Sky Arte. Esatto. On demand su Sky. On demand, sì, perché è uscito cos'era fine settembre esatto. Su Sky Arte, però appunto cercandolo viene fuori tranquillamente. Poi diciamo anche questa, certo. Magari poi manderai un po' di musica, forse che è ora che parliamo da tanto. Vogliamo dire che siamo stati a Parigi, quindi abbiamo cominciato a portare questo nostro suono, questo extra liscio a Parigi in occasione della Milanesiana. E anche lì è stata una bellissima emozione. Colgo anche l'occasione di salutare un amico che si è venuto a trovare, che è Pacifico. Pacifico è venuto anche a Chiavari, che ha scritto con noi Bianca Luce Nera. Quindi, esatto. Insomma, è un coautore, ha scritto con Mirko e Elisabetta Bianca Luce Nera. E poi adesso andremo a Miami. E poi altre previsioni dopo Miami? Avete già in programma qualcosa? Ci sarà un tour teatrale, in attesa poi di una ripresa anche a pieno regime della proiezione estiva, ecco, perché insomma adesso siamo in una fase ancora un pochino delicata. Come sai, sul Covid, quindi stiamo attenti, facciamo quello che dobbiamo fare, facciamo i nostri bei vaccini e cerchiamo di liberarci di questa cosa. Eh sì, quello sì, ci sta un po' rovinando l'esistenza, ma resistiamo. Bene, bene. Allora invitiamo il pubblico a comprare il libro, farlo ancora vedere e ci dì appunto le ultime novità. Va bene, che insomma non fa mai male leggere. Poi poi ci sono le tre storie, ci sono le foto. Insomma. Ci sono foto, per esempio, guarda, questi sono i miei genitori, ho aperto a caso con una foto anche sul palco con il ricordo anche a questo punto di Raul, che ha lasciato quest'anno era anche il 50° anniversario della scomparsa di Secondo Casadei, quindi insomma Raul e Secondo sono sicuramente le due figure che nella Romagna musicale hanno uno spazio prioritario in assoluto. Io cerco di, avendo avuto la fortuna di averli conosciuti, dico così perché Raul l'ho conosciuto bene, perché sono stato il suo braccio destro per 10 anni al suo fianco in tutto e per tutto, e poi ho avuto la fortuna di conoscere Riccarda Casadei, la figlia di Secondo, la figlia di Secondo, l'autore di Romagna Mia, per altri 20 anni, e quindi ho avuto la fortuna di conoscere anche suo padre Secondo, perché i racconti suoi sono veramente parte di una storia incredibile, e io ho avuto questa fortuna, quindi sono qua che mi sento addosso questa responsabilità. E extra liscio, come dice Riccarda, sono
il futuro del liscio, anche secondo lei. Quindi prendiamoci questa responsabilità, cerchiamo di capire come dialogare con le generazioni nuove ed avere questo linguaggio che possa arrivare e che possa incuriosire per andare a vedere com'era prima. Com'era prima, sicuramente. Hai parlato di una cosa proprio importantissima, le nuove generazioni. Questo è il nodo, essenziale, sì, non scontato. Quindi, ragazzi, bisogna. Dovete ascoltare l'extra liscio per capire il liscio anche come era prima, lanciamo questo messaggio e magari per stare proprio meglio. Chi segue extra liscio sta anche meglio proprio con se stesso, credetemi. Mi vedi come sto bene? Bene. Ultime parole famose. Vai. A parte gli scherzi, complimenti davvero, ci tenevo appunto a incontrarti. Vedi che non ce l'avremmo fatta, Chiara. Non ce l'avremmo fatta, è ora di salutarci però. Con cosa ci salutiamo? Che canzone metti? Beh, allora, io direi che ci salutiamo con La nave sul monte, lasciamo il nostro pubblico con un bel pezzo e ringraziamo anche Parole Dintorni che ci ha messo in contatto, Marta Falcon, ufficio stampa, e ringrazio anche il mio brand partner che è Ottica Santa Lucia, che per te mi ha dato questi occhiali. Ok, bene, bene, ringraziamo tutti quelli che ci con noi riescono a permetterci questi momenti belli, così far vedere a chi ci vuole bene, a chi ci segue. Infatti. Dai. Grazie Moreno, e ci vediamo spero presto, un'altra partita, qualcosa, un concerto. Un concerto di extra liscio. Grazie Moreno, ciao. Buona serata. Ciao. A te.